Questo incontro è stato organizzato dal Google Developer Group di Milano. So che tanti di voi sono nuovi, non sono mai venuti ai nostri incontri, e infatti nelle registrazioni c'erano due tipi di biglietti, uno per i guest e uno per chi era già membro, e qualcuno è finito in lista d'attesa dei guest perché non era membro. Essere membri è facilissimo, andate sul sito, sui biglietti che trovate sulle sedie, ho messo qualche riferimento, www.gdg-milano.org, trovate le istruzioni. Basta che vi iscriviate alla mailing list o ai nostri canali di comunicazione e siete già membri. Quindi vi consiglio di farlo, così resterete aggiornati per tutti i prossimi avvenimenti. Questa sera presentiamo l'argomento che ovviamente conoscete, visto che siete qui. E Adesso qualcuno scappa, questo argomento. Walter è il nostro relatore. Espertissimo del mondo embedded, sia Microsoft che Android e tutto quello che qualcosa con cui macchinare. L'intervento durerà un paio d'ore, quindi preparatevi, faremo una pausa dopo la prima ora, così potete riprendere ossigeno e magari durante la pausa, se avete domande sul gruppo, sul programma, dei libri o altre cose, siete benvenuti. Cercheremo di rispondervi. Velocissimamente, i prossimi incontri. Noi cerchiamo di trovarci ogni mese, più o meno a metà mese. Il luogo per ora è sempre il TAB Milano. Speriamo, di essere sempre loro ospiti perché il posto è davvero magnifico e merita. Il prossimo incontro potrebbe essere ancora su Android e il relatore è questo signore Mario Viviani, sviluppatore di applicazioni Android top 100 developers con la sua applicazione, e ci spiegherà un po' di trucchi su come migliorare l'impatto dell'applicazione, eccetera, eccetera, una specie di app Android. La data non è ancora fissa perché ha un sacco di prima, ormai l'abbiamo. Lascio la parola a Walter. Chi non si è registrato, ci registriamo nell'intervallo, così teniamo traccia esattamente di chi viene ai vari incontri e è più facile poi tenere in contatto. Grazie e la parola a Walter. Grazie, buonasera a tutti. C'è un evento su Google Plus. Per chi non fosse molto esperto di Google Plus, l'evento permette a chi si registra e a chi attiva la modalità party di scattare foto e condividerle in diretta. Questo è molto comodo perché invece di avere una persona che fa il fotografo tutta la sera e si perde l'incontro, siete voi i nostri fotografi. Quindi vi invito durante le pause, durante le discussioni che avremo, di prendere qualche foto e di condividerla con noi in modo che ci resti un bell'album di esperienze e di condivisione. Scusate. Vai tu. Sono qua, chi sono io? Io sono Walter Minute, lavoro da una decina d'anni sui sistemi embedded, ho lavorato parecchio nel mondo Microsoft, lavoro ancora nel mondo Microsoft, sono il VP Microsoft per i sistemi embedded, ma da qualche anno lavoro anche su sistemi Linux e su sistemi Android. Qua trovate i miei vari riferimenti, Google Plus, la cara vecchia email. Comunque in generale se cercate su Google di Walter Minute, sappia ci sono solo io, il vantaggio di avere un nome strano facile farsi trovare e compagnia vari. Torno indietro di una slide, parliamo di Android e il mondo embedded. Partiamo dalla seconda parte, puoi chiamarla il mondo embedded Android, però sono meglio. Iniziamo a vedere cosa intendiamo per embedded, cosa sono i sistemi embedded, che cosa distingue un sistema embedded da un PC, da un tablet, da un telefonino. Vediamo come i dispositivi embedded percepiscono il mondo che li circonda, parleremo un po' dei sensori e parleremo del web delle cose, Internet of Things, vedremo cosa si intende, cosa ho capito io che si intende per Internet of Things. A questo punto siamo arrivati a metà dei punti, dicevo, beh, ma Android, vedremo che cosa c'entra Android con il mondo embedded. Da una
sia basata su Android, quindi diamo un'occhiata come funziona Android, a quali sono la relazione di parentela tra Android e Linux e così via, e poi entreremo un po' nei soggetti, proveremo a fare qualche modifica. Ok, mi sono presentato, adesso vi chiedo di presentarvi. Questo è Jim Morrison. Ok, vi chiedo di presentarvi giusto per capire un po' magari quali sono le esperienze delle persone che ho davanti. Quindi quanti di voi hanno già programmato su Android? Mi sono programmato di Android, una buona percentuale. Ok, quando farò vedere il mio sorgente, per favore giratevi dall'altra parte. Io invece sono uno sviluppatore di driver, schifezza a basso livello, per cui non sono uno sviluppatore di applicazioni. Chi invece ha sviluppato su Linux? Qualcuno c'è, vedremo come sono imparentati Android e Linux. Chi sviluppa sul web? La maggioranza di lei. Chi ha sviluppa su sistemi embedded? Sapevo che saremmo stati in pochi. Chi non sviluppa per niente? Lo fate qui, no, scherzo. No, penso che possa essere comunque interessante. È un discorso anche generale, non mi guardo via. Che cos'è un sistema embedded? Un sistema embedded è un computer dedicato a un'attività ben definita. È una definizione abbastanza generica, ci cascano un sacco di dispositivi, però riusciamo già a escludere un po'. I cellulari, gli smartphone, i tablet, i PC, tantomeno, non sono dispositivi embedded. Voi avete il vostro smartphone, ci installate un sacco di applicazioni, avete il vostro PC o il vostro Mac, ci installate un sacco di applicazioni, ci fate tante cose diverse. Questo è l'opposto di quello che è un device embedded. Un device embedded è dedicato a uno specifico compito. Dall'altra parte, però, un PC, un tablet, un cellulare può essere usato come se fosse un dispositivo embedded. Mi sarà capitato di prendere il treno che passa a passare i biglietti e mando lo smartphone. Quindi anche un dispositivo che in sé non è un dispositivo embedded può essere usato in un ottimo device embedded, perché probabilmente il capotreno non si installerà il biglietto, si installerà le meglio o le peggio applicazioni che trova su Google Play, ma utilizzerà sempre la stessa applicazione per controllare il biglietto. La macchina del caffè, la macchinetta del distributore che c'è all'ingresso, è un dispositivo embedded. Dice, beh sì, è dedicato a uno specifico compito, ma è un computer? Sì. Non la smontiamo perché altrimenti il tag non ci ospita più per gli eventi, ma è un computer perché dentro c'è un microprocessore, c'è della memoria, ha tutto quello che serve per far girare del software. Chiaro, non è un computer come quello che ho io sulla scrivania di un TVN, uno zaino, è anche molto meno potente del telefonino che abbiamo tutta in tasca. Ma è un computer. Per la definizione di computer ci casca alla perfezione. Quanti sono i sistemi embedded? Dispositivi collegati a internet, dispositivi che non hanno bisogno di essere umano, quindi non PC, non smartphone, non tablet. Device embedded. 8,7 miliardi nel 2012. È sicuramente più del numero di persone fisicamente collegate a internet, in grado di collegarsi a internet. È addirittura più del numero di persone totali. Okay, quindi già oggi, connesse a internet, ci sono più dispositivi che persone. Questo vi fa capire la dimensione di quella che viene chiamata paranoia di Internet of Things. Parliamo di tante cose diverse, parliamo di qualche macchinetta delle bibite che magari manda un'email per fare un rifornimento di generi alimentari, magari dopo stasera, dopo la pausa. Parliamo di sistemi di sicurezza, parliamo di sistemi di controllo, parliamo di un sacco di cose, tutte collegate alla rete. Okay. Non pensate a schiacciare un grande fratello, tipo, che sia perso una base terrestre con gli anni. Non ci sono questi scenari, ma ci sono un sacco di dispositivi. Una delle aziende che sviluppano processori, soprattutto per il mondo embedded, è ARM. ARM in realtà di suo non sviluppa processori, possono la seconda luce, dipende dalle licenze a tantissime aziende che ci sviluppano solo dei processori. Ecco, la sola ARM nel 2011 ha venduto più di 8 miliardi di
di dicembre successo. E l'hardware non è solo la scuola. Intel, Microsoft, però non è così che sono esploso, perché questi device passano sempre meno. Questa che ho qui è una schedina che fa Texas Instruments. Quelli che hanno la mia età, 40 anni, si ricorderanno Texas Instruments per il grillo parlato. Ciao, ciao. Infanzia felice. Non lo so. Texas Instruments volete è piaciuto per quel prodotto che per i processori ARM, però è uno dei più grossi produttori di processori ARM. Questo è uno Stellaris, è un Cortex M3 se non mi ricordo male, è un processore a 80 MHz a 256K di flash e 32K di RAM. 80 MHz, il telefonino 80 MHz 10 volte. È vero, ponete il vostro telefonino anche 100 volte la RAM e 1000 volte lo storage, però un processore 80 MHz, 256K di storage, 32K di RAM, che non si comincia a sfaggirare il software abbastanza complesso. Questa è una ragazza, vale. Questa scheda costa $4.99 spedita dagli Stati Uniti. Non so se è ancora un ferro da studiare, però chiaramente questa è una scheda di lucro, quindi loro la promuovono puntando per questo prodotto, ma in realtà il processore da solo costa poco. Quindi con questa cifra abbiamo già una piattaforma su cui possiamo far girare del software abbastanza complesso, un set di CPP, possiamo controllare dei sensori. Tutti i pin che vedete su questa scheda sono input, output, alcuni digitali, alcuni analogici. Da domani facciamo fare un giro, poi chiedo all'ultimo in fondo di poi portarla, ci terremo. Anche se costa solo $5, ci terremo a portarla a casa perché poi bisogna. Ok? Questo è per darvi un'idea di che cosa si può fare. Ok? Oggi con la schedina che costa $5 abbiamo quello che probabilmente 5-6 anni fa era il nostro PC. 100 MHz, che aveva un 486 a 100 MHz? 7-8 anni fa? Ok, facciamo 10 anni fa, ok. Però un PC di 10 anni fa, e 10 anni fa col PC si lavorava. Ok, avete la stessa cosa a $5, quindi questo spiega i numeri di questi device. Ok, anche in device che una volta erano, tra virgolette, stupidi, o comunque magari non erano collegati alla rete, oggi diventa assolutamente sensato avere un collegamento diretto. Parlavamo delle macchinette... ovviamente che lavorano nelle parti dei distributori automatici che vanno nei casi, però adesso le chiamo macchinette se no stiamo qua fino alle 12. Le macchinette una volta semplicemente contavano i soldi, vi davano il vostro prodotto quando andava bene, magari vi davano il resto ed era un dispositivo chiuso. Già oggi sempre più spesso questi dispositivi si collegano. Perché? Perché costa sempre meno metterci l'intelligenza necessaria, costa sempre meno metterci la connettività. E il fatto di essere intelligente e connesso mi fa anche guadagnare, perché una macchinetta, nel momento in cui si vuota, può chiamare e dire ok, venite a piazzarmi dei nuovi prodotti perché si stanno finendo. E per esempio il classico mino che va a fare il giro di tutte le macchinette una volta alla settimana, può andare in qualche posto 3 volte in una settimana e in qualche posto non andarci mai. O magari qui ci tornerà domani, perché oggi ci sono una cinquantina di persone abbondante e quindi probabilmente quella macchinetta non è stata pensata con questo numero di persone e ora di stasera sarà vuota e domani potrebbe arrivare a riempirla. Chi la riempie ci guadagna, perché la macchina non rimane vuota, altrimenti quelli sono soldi sprecati, gli utenti hanno un servizio migliore. Okay? E questo senza arrivare a scenari da Big Brother, dove arrivo davanti alla macchina e dice ah, c'è Mario Viviani che sta mettendo i soldi nella macchina, allora vuol dire che i soldi per le bibite però arrivano in un controllo fiscale, non succede. Okay? Questi a volte sono gli scenari che si prospettano. Okay? Quella macchina non ha nemmeno l'hardware per capire chi ci sta davanti, però riesce comunque a migliorare il servizio. Questo è proprio il concetto, di collegare i nostri dispositivi per fornire un servizio migliore di quello che riusciamo ad avere con un dispositivo tradizionale. Per darvi un'idea di quanti dispositivi embedded, con quanti dispositivi embedded abbiamo a che fare ogni giorno, pensate alla giornata di oggi. Vi siete svegliati e, guarda caso, avevate sulla scriva, sul comodino un dispositivo che serve solo a farvi svegliare la mattina, tipicamente, ed è un dispositivo embedded, ha un microprocessore e così via. Ci sono radiosveglie che si collegano a internet per sincronizzare la data e l'ora,
piuttosto che si collegano a internet per scaricare la vostra agenda e magari piazzare la sveglia al momento giusto. Sono dispositivi che non costano nemmeno tanto più della tradizionale radiosveglia e forniscono un servizio migliore rispetto al prodotto della sveglia tradizionale. Poi magari le prime generazioni no, tipicamente poi perde il collegamento con chi sveglia e così via. Però l'idea è quella di migliorare. Chi di voi è venuto in metropolitana ha avuto a che fare con una biglietteria e ormai, se non sbaglio, credo che anche l'ATM abbia tutte le biglietterie automatiche, a parte le edicole. Siete passati in un tornello che ha validato il vostro biglietto, che conta il numero di persone, chissà quante persone entrano in ogni stazione, conta quelli che entrano e quelli che escono, magari capisce quanti fanno i portoghesi e così via. Se qualcuno si è fermato prima, c'è una macchinetta che vi dà bibite piuttosto che snack. Se come me arrivate dalla provincia, anzi io anche dalla provincia di Milano, della cosa di Varese, per arrivare qui avete usato il fedele navigatore. C'è qualcuno con iOS ultima versione? Non sono ancora arrivati. Ok, non scherzo. Ok. Però anche questo avete usato un dispositivo embedded. Poi possiamo usare il nostro telefonino, ma in quel momento lo stiamo usando come dispositivo embedded. Lo stiamo usando solo per fare il navigatore, spero. Un dispositivo embedded, rispetto a un PC e a un dispositivo più tradizionale, ha anche la caratteristica tipicamente di percepire quello che è il mondo esterno. Come fa un dispositivo embedded a percepire il mondo esterno? Lo percepisce tramite dei sensori. Qui vedete un sensore abbastanza semplice, un sensore di luminosità. Sostanzialmente, cosa fanno i sensori? I sensori, assieme ai device embedded, traducono il mondo reale in una rappresentazione digitale. C'è questa è macinata. Il computer può essere il dispositivo embedded stesso, quindi direttamente legge quello che succede e reagisce. Un semaforo, l'autovelo, una foto, e così via. Oppure può collezionare questi dati, passarli a qualcun altro che ha una visione d'insieme e magari anche la capacità di elaborazione per tirare fuori da questi dati qualcosa di sensato. E poi lo osserva e capisce il traffico, come si sta muovendo. Ok? Vediamo un esempio molto banale. Qui sulla mia scrivania, vediamo se ce la faccio. Vediamo se si vede. No, no, il fatto che non si sente bene. Questo è il famoso Arduino. Chi ha sentito parlare di Arduino? Fantastico. Chi viene mercoledì all'evento di Frankenstein Garage, dice qui? Questo è un Arduino a cui c'è collegato un sensore di luminosità. Sensore, questa Gigino adesso mi fermo, ce la faccio. Vedete che qui okay. Questo è lo stesso sensore che c'era sulla slide. Semplicemente è un fotoresistore, quindi cambia la sua resistenza in funzione della luce che riceve. Io ho fatto l'istituto tecnico, l'ho finito anche abbastanza pedate nel sedere, quindi questa è la massima descrizione che vi so dare di quel sensore. Ovviamente in un universo più rispetto di me vi so dare una descrizione più precisa, però è quello che ci serve per capire lo scopo di questa linea. Cosa succede? Questo sensore, poi magari quando facciamo la pausa se volete potete vederlo, è collegato al nostro Arduino. Ci sono tre fili, due servono per dargli l'alimentazione, 5 volt in massa. Qualcuno ha fatto l'istituto tecnico? Ok, vi ricordate ancora l'alimentazione, la massa? Okay. La legge di Ohm? Ok. Un altro pin è collegato alla nostra, alla tensione, ai capi della nostra resistenza e quindi varierà il valore in funzione della luce. Questo filo è collegato a un ingresso analogico del nostro Arduino. Un ingresso analogico semplicemente legge una tensione e la campiona in un range da 0 a 1024. Quindi ci traduce in un numero la quantità di luce che sta arrivando su quel sensore. Ok, è un funzionamento molto semplice. Vi faccio vedere da codice. La cosa bella di Arduino è che anche il codice è abbastanza compatto, abbastanza facile da far vedere. Ho un esempio che ci devo rilanciare. Thank you.
farlo recuperare il mio progetto. Sostanzialmente questo codice, la parte importante di questo codice è questa riga. Sostanzialmente con questa riga leggo il valore del mio sensore. E qui sotto lo scrivo sulla porta seriale. Se vado a vedere la porta seriale, vedete che sulla porta seriale lui continuamente, ogni 500 millisecondi se non ricordo male, mi scrive il valore che sta leggendo. Se io adesso metto il mio dito davanti al sensore, vedete che il valore di luminosità scende. Se tolgo il mio dito, vedete che il valore piano piano risale. Okay. Il nostro documento sta traducendo i valori numerici quello che è un dato reale, no? La luce che c'è in questa stanza. Ok. Vediamo come. Sì. Al limite ho la luce. ci vedo. Vediamo come possiamo fare a gestire il locale. Qui mi sono ispirato un po' a cronaca. E se trovo la testa giusta. Ultimamente con le mie agli occhi, la congiuntivite sono balzate un po' agli onori della cronaca. E quindi ho pensato di fare un device che ci segnala quando la luce può essere fastidiosa. E cosa ho fatto per fare questo dispositivo? Semplicemente ho collegato tre LED, adesso mi sa che se ne parlo solo. Tre LED al mio Arduino, li vedete? Verde, giallo e rosso, con i classici colori che segnalano il pericolo. Vedete, i nostri tre LED che ci indicano i livelli di luce. Adesso è acceso il verde perché la luce si è abbassata. Andiamo a vedere il codice. Semplicemente il nostro codice dice: ok, se il valore che leggo è minore di 100, accendi il LED verde che è attaccato al pin numero 2. Digital bright 2, high, accende il LED, altrimenti lo spegne. Se è minore anche di 400, allora accende il secondo LED, se è minore di 150 accende anche l'ultimo. Adesso prendo il mio fantastico telefonino, che non è Android, mi spiace, devo cambiare il telefonino per fare l'evento. Uso la potentissima, dice, quando parte l'applicazione, che la fa. Se vado a mettere la luce sulla telecamera, vedete che sposta un po' il sensore, sennò quando la luce sulla telecamera che già non è funzionando niente. Ok, vedete che se io illumino il sensore, vedete che si accendono i vari LED. Poi tolgo la luce e il sensore piano piano si accorge e spegne i LED. Ok. Questo è il codice che ci fa gestire questo dispositivo. Non ci stai una schermata perché ho bisogno di mettere le graffe e tornare a capo, ma se scrivo il codice un po' più piccolo ci stava. Ok, sono poche decine di righe di codice che ci consentono di ricavare dei dati da un sensore, di elaborarli e di fare qualcosa di nuovo sul mondo reale, da un'indicazione a qualcuno che la può vedere. E questo è un esempio semplicissimo, però l'idea è quella di farvi capire come funziona, soprattutto chi magari non ci ha mai giocato, come funziona un sistema del genere. Qui abbiamo un Arduino, è un Arduino NG, è uno dei primissimi modelli. In realtà ne ho di più nuovi, ma li ho usati per fare le altre demo, quindi non posso farveli vedere. L'Arduino è una piattaforma che costa 20-25 euro. Ha un ambiente di sviluppo che è questo, basato su Java. Io lo sto usando su Linux, ma lo potete usare su Windows, su Mac. È gratuito. E ha tutta una serie di librerie che vi consentono in modo davvero facile di farlo parlare con un sacco di sensori. Arduino è sicuramente ad oggi la piattaforma migliore per iniziare a sperimentare quella che chiamiamo l'internet delle cose, cioè andare a riconoscere il mondo reale e a lavorarci. Ci potete, se cercate su internet, ma diversi di voi hanno detto che lo conosco, quindi immagino che l'avrete già visto, con Arduino trovate le cose più assurde, da oggettini di automazione domestica, l'apertura della porta del gatto, piuttosto che qualsiasi cosa, ma è proprio perché diventa facile far interagire il software nel mondo reale.
Io quando ho iniziato a sviluppare, sviluppavo software per l'SMS, quindi anni ormai inizio ad essere un po', e sviluppavo software di comunicazione. Era anche interessante, perché già c'era un'interazione, insomma. Però la cosa che mi piaceva un po' così è che non c'era nessuna interazione col mondo reale, si lavorava sui dati e si lavorava in astratto. L'Arduino, soprattutto per chi magari lavora sempre su cose molto astratte, è un passaggio completamente al mondo reale. Se l'Arduino si muove qualcosa da una parte, si muove qualcosa dall'altra, si vede subito un feedback di quello che si sta facendo. È anche molto divertente se ti piace con queste cose. Adesso, su un secondo rilancio il timer così evito di prendermi qua. No. Ma detto che dopo le 11 si passa di persona. Questo era il primo esempio che volevo farvi vedere. Torniamo, ce la faccio scusare. Bello. Okay. Parliamo del web delle cose, internet of things, poi è lo stesso. Mi piace dirlo in italiano e soprattutto usare la parola web, più la parola internet, perché dà l'idea della ragnatela. L'idea originale del wide web era proprio quello di una ragnatela che collegava tanti ai tempi terminali, poi sono diventati tanti PC, oggi sono PC, tablet e smartphone. L'idea appunto è quella di avere una ragnatela che collega tanti dispositivi diversi, ci consente di percepire il mondo dal software. Questo è un po' il passaggio da un software che gestisce una base di dati a un sistema embedded. Non sto più lavorando sui dati, ma sto prendendo i dati dal mondo reale. Questa è la roba, cosa divertente. Il problema qual è? Che non sempre un dispositivo è in grado di processare e capire i dati che acquisisce. È vero che il prezzo dei vari hardware sta scendendo sempre di più, così via, ma è anche altrettanto vero che con i famosi 256k di storage e 32k di RAM non posso fare invece processing o non posso processare dati più complicati di tutto. È comunque vero che a volte, anche se il mio dispositivo può processare questi dati, non ho bisogno di pensate ad esempio alle centraline che controllano l'inquinamento. Dato anomalo di una singola centralina può avere poco senso. Se in quell'istante ci ha parcheggiato uno sul furgone con 300.000 km che sta spazzando al semaforo, il fatto di avere una visibilità sulle altre mi garantisce di capire quali sono dati significativi. No, due minuti. Se l'inquinamento sale in due minuti, allora avrete un problema. Poi, ovviamente, non è un problema. No. Aspettiamo che prima. L'idea del Internet of Things è quella di, appunto, di far parlare le cose infinitamente piccole, cioè dispositivi semplici, piccoli, con l'infinitamente di cloud, con quello che è ad oggi quello che il massimo. Ma la luce, cosa c'è stasera? Poi mi mangi 30. Quindi puoi venire da qualcosa di semplice e trasferirsi su qualcosa di molto più. Giusto per farvi un altro esempio, qualche giorno è stato fatto di scheda, semiconduttori, era la vecchia Motorola, nasceva in Motorola, la parte semiconduttori di Motorola si è divisa con Freescale. Freescale ha annunciato che ha rilasciato un core ARM che è talmente piccolo che passa le certificazioni per essere ingerito. È un granello di polvere, okay. Ed è un processore per il video. Questo vi dà l'idea di come si può arrivare, chiaro che poi si può anche far girare Android. Altrimenti lo sono magna, ma c'è il telefonino. Però, poi smaltire il telefonino potrebbe essere un po'. Però abbiamo comunque una potenza di calcolo non da poco in un dispositivo che è quasi impossibile da vedere. Questo per darvi un'idea di dove sta arrivando praticamente di queste cose. E qui vi faccio un secondo esempio. Questo è un Arduino, è piazzato nel mio ufficio, c'è un sensore di temperatura e di umidità, che non è tanto diverso dal sensore di luce, è semplicemente un po' più furbo, nel senso che invece che essere collegato di carattere analogico, già ritorna un dato numerico, un dato digitale, temperatura e umidità. Qui forse nella foto è un po' scura, c'è un cavo di rete ed è collegato a internet. È collegato a internet e manda i suoi dati.
su un documento con Google Docs. Quindi sostanzialmente dall'ufficio sto aggiornando. Adesso quando sto tornando fa chiaramente alle 2:10 minuti alle 3, cioè un secondo dopo sono riuscito a caricare. Questo può essere colpa che non ha collegamento con internet, non che il tema di campagna, ovviamente fare tutte altre cose. Anche chi ha le città. Ok, e qui ho un grafico che mi dice, c'è variata, qui non c'è stato mai l'accesso alla massima, ma semplicemente la c'è una parata dove si è staccato il sensore. Ok, però qui mi fa vedere l'umidità e la temperatura in casa, quindi sicuramente non vale più di tanto, l'umidità vale un po' di più, c'è stato il vento che ha crollato l'umidità e poi sta risalendo poi l'umidità, ma vale. Ok, chiaro che l'esempio in sé ha poco senso, sono in ufficio, posso capire se fa caldo o freddo. Però pensate migliaia di questi sensori piazzati in giro. Ci danno un sacco di informazioni sul clima. Ormai è il sistema che si usa per capire il clima, capire, fare le previsioni del tempo e così via. Sono dispositivi semplici, collegati alla rete. In questo caso sto vedendo solo un dato, che è un ufficio, che è poco significativo, ma posso avere una visibilità su cose molto più complesse. Qui è collegato a Google Docs, perché era una cosa più semplice da fare, onestamente, ho trovato un bel esempio e l'ho preso. Ma in realtà non ho niente di collegarmi a Engine e da lì far partire un processing dei dati anche molto più complesso. Poi io a Engine l'ho detto perché l'altra volta ho parlato di Engine per il cloud, e questo è il mio livello di conoscenza di Engine. chi di voi sa cosa ti può fare a Engine? Solo Alfredo. Okay, nessuno ha il coraggio di alzare la mano. Non vi chiedo di rifarmi la mia. Ok, questo è per far vedere un dispositivo di nuovo molto semplice collegato. Vediamo il codice di questo esempio. Giusto per capire cosa possiamo fare con l'altro Arduino. Passaggio, mi sono dimenticato. Al sopra l'Arduino c'è anche un si chiama SHIB, uno scudo. Sostanzialmente la cosa furba che fa Arduino è stata standardizzare i time di questo formato. Per cui ci sono un sacco di dispositivi che potete semplicemente sbagliare sul vostro Arduino, come se fossero delle schede di espansione, aggiungere di funzionalità. Questo aggiunge la possibilità di collegarsi in internet. E questo è quello che mi consente. Collegato alla rete. Vediamo com'è complicato gestire la rete in Arduino. Sostanzialmente cosa devo fare? Devo importare delle librerie, che sono quelle per la gestione dell'internet, e questa DHT è la libreria che gestisce quel sensore di temperatura. Vi devo dire come ho collegato il mio sensore, cioè quali pin ho utilizzato, la libreria gestisce un po' di tipi diversi di sensore, gli devo dire qual è il mio sensore, purtroppo su questa cosa non c'è più niente. Troppo. Quindi devo essere io a scrivere, configuro in MAC address, in realtà qui l'ho scritto un indirizzo prima, utilizza il DHCP, e poi semplicemente do un riferimento a un form. Questo esempio sfrutta la funzionalità di Google Doc che ha la possibilità di attaccare quello di calcolo in form del data e qui ci legge direttamente una tabella. Sostanzialmente il form, chi parla di chi sviluppa sul web, mette un filtro sulle sue orecchie, non suona oltre un certo livello di cazzate, però il concetto sostanzialmente c'è un classico form HTML e io posso fare fisicamente il submit da un PC o da un telefonino, ma posso anche preparare i dati dal form e mandarli a quelli del Arduino. Google Docs non è particolarmente schizzinoso, per cui se gli arrivano i dati formattati nel modo giusto, non sta troppo a vedere che non c'è stato un collegamento alla pagina prima, se ne frega, si prende tranquillamente i dati. Quindi qua, la funzione, i programmi Arduino hanno due funzioni, setup, che viene chiamato una volta l'avvio, e loop, che lui chiama continuamente, giustamente. Nella funzione di setup, inizializziamo la nostra Ethernet, quell'Ethernet begin gli passiamo un MAC address, perché lo shield non ha nemmeno una memoria per tenersi cercato, se lo dobbiamo dare noi. Chiamato così usa il DHCP, quindi si prenderà il suo bel indirizzo IP e tutto quanto. Una volta che la begin l'ha richiamato, so che mi sta preparando,
giusto perché sono diffidente, stampo l'indirizzo IP che si è preso. Dopodiché entro nel mio loop. Il loop, vabbè, ci sono un po' di tentativi perché la mia connessione internet non è il massimo e anche perché la lettura del sensore non sempre funziona. Però sostanzialmente non c'è una con la temperatura e l'umidità. Anche questa è una funzione della libreria che ho già preso. Ho già fatto, niente in particolare, controllo che siano validi, li controllo con la mia loro note number, istanza per vedere che il device sta funzionando, dopodiché mi collego al server, al doc, quindi doc.google.com sulla posta, una classica connessione HTTP, tutto giusto fino a prima. Dopodiché preparo semplicemente comando HTTP, un post, quindi do il URL del mio form, che usa la chiave che identifica un documento sostanzialmente, e qui dentro passo valori N0, N1, sono i nomi dei campi del form che lui definisce automaticamente, nel mio caso è N0 la temperatura, N1 è l'umidità. Preparo tutto quanto, faccio invio un paio di backup in modo da dire ok, ho finito, faccio la flash, faccio i dati e a questo punto Google Doc ha ricevuto il risultato. Giusto perché volevo fare il bravo, aspetto 10 secondi, mi leggo la risposta, ma giusto perché poi avevo più tempo, non sono stato a vedere il codice HTTP, così vi raccontavo sul fatto che Google Doc è abbastanza stizzabile, per cui non dovrebbe aspettarmi un occhio quando provo a vedere i due dati. Ok. Però questo è semplicemente per darvi un'idea. Dopodiché, vabbè, rinnovo la richiesta di HCHC che ha pubblicato appunto a 3 giorni di inizio di assegnato e poi aspetto così per fare la prossima cosa. Ok. Domanda, quando segni il MAC address, inserire il MAC address dovrebbe essere un indirizzo specifico dove che diciamo sì. Sì. Allora, come lo fai? Sono due risposte. Come l'ho fatto e come dovresti farlo? E purtroppo non funziona. Come l'ho fatto? Semplicemente ho guardato sulla mia legge, ho preso il mancato del secondo dei miei PC e ho preso tutto. Così so che ho mancato le sbaglio. Come dovresti farlo? In realtà i range di indirizzi internet si acquistano. Si può acquistare la tua azienda un range di indirizzi, oppure se non ti servono tanti indirizzi, ci sono dei chip che hanno sostanzialmente memorizzato l'indirizzo internet. Con molti su board. Leggi un indirizzo internet che a quel punto è effettivamente un poco e la puoi utilizzare. Diciamo che un dispositivo come ho fatto io lo posso collegare alla mia rete di casa. Questo poi è anche il passaggio tra Arduino e il prodotto fornito. L'Arduino è fantastico per fare un prototipo, ma è chiaro che nessuno può vendersi un Arduino. O meglio, a parte chi fa l'Arduino. Se lo voglio far diventare, te lo disegnare. Uno degli aspetti per questo di mercato. Non l'ho detto prima, ma se avete domande e così via, non fatemi i problemi. Affermando. Ok, allora peggio che ci sono stati. Ok, quindi questo è per farvi vedere che è un dispositivo semplice come Arduino si può collegare alla, a internet e trasferirci dei dati. Tutto questo senza semplificare il grande fratello. Però, perché poi, gli scherzi, però, è chiaro che di consenso e la privacy e su queste cose sono importanti perché chiaramente quando si muovono i dati personali c'è da valutare, però è anche vero che non sempre il fatto di mandare delle informazioni rende pubblica qualcosa di negativo, purtroppo, questo lo dico con un po' di rammarico, spesso se vedete conferenze e così via su internet o Netflix, quando cercano di vendere il prodotto invece si va nel grande fratello. Dire, ah, ho visto che Davide è entrato in un negozio di musica, so che ha tutti i dischi di questo autore, allora ti faccio vedere la pubblicità del nuovo disco di quel autore. Ok, fantastico, lo spiegano così, io dice, ecco, cavolo, però faccio una cosa così. Metti che... Okay. In realtà non è solamente questa applicazione di autore. Un po' di idee su come fare a pasticciare con queste cose. Ci sono diversi dispositivi, il primo è sicuramente Arduino, poi c'è questa occasione di avere qui a Milano Frankenstein Garage che è un, diciamo,
generatore di iniziative su queste cose, training, workshop e così via, quindi è sicuramente una piattaforma interessante. È sicuramente la piattaforma su cui trovate più informazioni, ovviamente. Il problema, se vogliamo parlare di Arduino, è che l'hardware in sé è abbastanza limitato. Parliamo della prima generazione di Arduino, hanno usato un microcontrollore, l'Atmel, una T-Mega, arriva qualche macchina di RAM, e più o meno altrettanti di flash, eccetera. Non ci si può far girare un sistema operativo complesso, possiamo comunque farci girare, abbiamo visto lo stack di rete, eccetera, però non possiamo arrivare ad avere un'interfaccia grafica, o ad avere, anche se abbiamo la comunità di rete, per esempio, tutti i livelli di sicurezza, un sistema di rete. Se vogliamo fare uno step più in su, possiamo usare Raspberry Pi. Raspberry Pi, qui sulla scrivania, vediamo se ce la faccio a farvela vedere con la webcam, senza strappare la parola lì. Ok. Adesso faccio il giro così vedo. Ok, Raspberry Pi è forse un po' buio. Usciamo la prima luce lì, io è troppo. Vabbè, poi ve lo faccio vedere quando diciamo accendere la luce. Raspberry Pi è una schedina, adesso si vede, è una schedina piccolina, proprio un Arduino, costa $25 o $35 se volete la versione lusso con l'internet, ha uno slot SD, quindi sostanzialmente ci possono mettere anche fare tutto, la SD card arrivano diversi giga, la versione più bellina diceva un Ethernet, quindi ha tutta la possibilità di collegamento, ha un processore che è un ARM 11, ha un controller grafico e tutto quanto, quindi sostanzialmente come hardware, diciamo che se vogliamo fare un paragone un po' specifico, l'hardware del Raspberry Pi è quello di un telefonino di qualche anno fa. Su Raspberry Pi posso girare il e quindi già riesco a farci l'hardware completo. Chiaro che non posso farci girare tutto il software Linux che gira sul mio PC, però riesco comunque a far girare un sacco di applicazioni Linux. Adesso provo a accenderlo. La 3 è già accesa, c'è una cosa spenta per provare a accendere. Ok, sì, anche un USB a due porti USB host. No. Vedete che è il classico boot di Linux. Con il telefono. Ok, è partito, vedete, classico sono Linux e poi dovrà partire la faccia grafica, ma che non si fa. Ok, ce l'ha fatta, questo è il classico logo. Così come lo guardate, potete fare una bella SD con una mini distribuzione di Linux, così ho scaricato un po' di applicazioni. Io l'ho usato per fare la pasticcia di mio figlio che c'ha 2 anni e mezzo, così non mi sfasciava più 5. E quindi avete un'interfaccia grafica, eccetera. La cosa interessante però è che essendo un sistema di Linux abbiamo un po' sottili. In realtà tutti ce l'abbiamo da poco, perché Broadcom, che era l'azienda che faceva il chip, rilasciava una parte di accelerazione grafica solo sotto NDA. Adesso lo rilasciano anche senza NDA, e quindi abbiamo tutti quanti i soggetti per costruirci il nostro sistema Linux dedicato. Possiamo usare Raspberry sia per farci girare la giornata di default, ma anche per fare in modo che si accenda e lanci la nostra applicazione. E a quel punto diventa un device embedded. Il passaggio in più da Arduino a Raspberry è che su Raspberry abbiamo un sistema operativo completo, quindi ci troviamo già uno stack di rete, già tutto quanto la gestione del file system per i vari storage e così via. Troviamo, è vero che su Arduino stanno un sacco di cose, ma su Linux molto di più, per cui con Raspberry partiamo più alta e riuscite a sviluppare. E il costo dell'hardware non è nemmeno così tanto differente. Un altro approccio
costa $25 la versione senza internet, 30 euro per la colonna. Poi, purtroppo, si traducono già praticamente in 25-35 euro, pari come sono. Però, diciamo che con meno di 50 euro si riesce a vedere. Raspberry Pi è anche di default la gestione del patch di schermo. No. Ma su quello in realtà, se prendi un display che ha un controller touch via USB, dipende dal controllo, però la maggior parte ormai usano il protocollo HID, e quindi anche da Linux è abbastanza semplice gestire. Non dovrebbe essere vero di un touch. È chiaro che non è ad oggi come usarlo su Windows, dove in realtà c'è una scatola del display, però. Un altro mito che ha Raspberry Pi, che mi piace dell'app, è che dalle porte USB non manda fuori di 40 correnti. Il problema è che lui è alimentato, e quindi è alimentato da una corrente, capite bene che non una corrente non sono significati corrente, non ti avremmo risolto un sacco di problemi, e quindi non può alimentare il dispositivo troppo complicato, non ci può staccare un disco esterno, ci può staccare una USB che è alimentata, non ci può riuscire. Ok? Un altro approccio, se qualcuno è scritto finalmente Microsoft Windows 3, non vedo neanche anch'io, ok? Un altro approccio è quello del .NET Micro Framework. .NET Micro Framework è sostanzialmente un port minimale di .NET su dispositivi embedded. Ci sono tanti device, da Gadget, Tiro, Arduino, chiama anche il nome Arduino. Tipicamente l'hardware è un po' più potente di Arduino, anche un po' più costoso. Il vantaggio, se uno ha già familiarità con l'ambiente .NET, è che potete scrivere codice in C#. In Arduino il codice c'è il linguaggio di Arduino. C, però diciamo che è nascosto bene, nel senso che alcune cose sono implementate oggetti e così via, quindi l'ambiente di sviluppo nasconde un po' la complessità del C. Se dovessi scrivere un firmware da zero sarebbe un pochino più complicato di quello che faccio con Arduino. Ok. Su .NET Micro Framework invece c'è una sorta di microsistema operativo che fa girare la runtime di .NET, e quindi con .NET potete sviluppare su base di .NET. Anche qui potete collegarci i sensori. Okay. Queste sono giusto tre idee per farvi perdere qualche sabato pomeriggio, farvi litigare con la fidanzata. Vado a non che non farete questi viaggi. Ok, però non dite che lo ricordo. Bene, siamo quasi arrivati al momento della pausa, quindi vedo che tutti siete già scalpitanti. E quindi prima di passare alla pausa abbiamo parlato dell'embed, adesso parliamo di Android. Vediamo come Android può essere utilizzato in ambito embedded. Abbiamo due modalità. La prima, quella diciamo più soft, è usare il nostro dispositivo Android per controllare un dispositivo embedded. E quindi possiamo usare sostanzialmente un dispositivo per estendere quello che è il nostro sistema Android. Io ho il telefonino, non ho lo stesso sistema Android. Posso fare anche la temperatura, perché magari lo voglio usare in un'applicazione di cui serve. Oppure, ancora meglio, non so se lo sapete, sull'autovettura da un po' di anni c'è uno standard per comunicare i dati, siamo di B2. Ok, voglio collegare la presa B2 dell'auto, che c'è, che nascosta bene, ma c'è su tutte le macchine, per avere dei dati che mi dicano il numero di giri del motore, la velocità e così via. Non lo posso fare dal telefonino, non posso prendere neanche il mio Nexus e saldarci dei giri per far arrivare questi dati. Però posso fare un dispositivo che questa interfaccia al mio sistema Android. E quindi potrei montare il mio sistema su un veicolo per operare queste informazioni. Questo è un primo step, ed è quello che vedremo prima. Il secondo step, invece, vuol dire ok, però abbiamo i sorgenti, mettiamo le mani dentro il cofano e facciamoci il nostro dispositivo Android. A quel punto non siamo più limitati dall'hardware, non siamo obbligati a usare il telefonino, che di solito ha poche possibilità di espansione sul tablet, ma possiamo costruirci un hardware che integra già tutti i sensori che ci servono. E quindi muoverci sul dispositivo embedded che integra le parti Android e il classico hardware. Partiamo dal primo sistema e vediamo come facciamo a controllare un dispositivo embedded da Android. Android di suo già prevede, innanzitutto ci fornisce una serie di
sistemi di connettività Bluetooth, Wi-Fi e USB. Tutti e tre, con modalità diverse, si prestano a poter controllare i dispositivi. Bluetooth, radio, Wi-Fi, può sembrare addirittura meglio di Bluetooth, in realtà è un pochino peggio, nel senso che puoi supportare il Wi-Fi è ad oggi molto complicato, è difficile trovare dispositivi piccoli a basso costo che si collegano a Wi-Fi, perché lo stesso Wi-Fi è molto complesso. Sì, sì, ho visto, ci sono anche delle schede di Pinocchio. Pinocchio, scusa, sbagliato. Però sono, sì, sono dispositivi relativamente a basso costo, però costano comunque più degli altri. E comunque lo stack Wi-Fi è più complesso di quello Bluetooth. Sì, che poi è un firmware che si può installare anche sul router, che ho sulla scrivania. Comunque, anche Wi-Fi può essere una possibilità. USB, ancora meglio, anche perché a volte ho fatto dietro un cavo non ho problema. Un vantaggio, oggi abbiamo possibilità di dati. E con USB possiamo trasferire anche l'alimentazione, che non fa mai male. Per sfruttare questa caratteristica, Google ha costruito un Android Open Accessory, sostanzialmente un protocollo per far sì che degli accessori possano collegarsi via USB al nostro dispositivo Android. Qual è il problema? Cioè, vabbè, ma che problema c'è? Io al PC collego chiavette, tutto quello che voglio. Il problema è che l'USB non è un protocollo democratico, sostanzialmente. Nell'USB c'è uno che comanda l'host, e i device sono controllati dalla host, devono fare quello che lui dice. Cioè, non sto facendo riferimento alla situazione politica, è così anche questo. Il concetto quindi di USB è quello di avere un solo dispositivo che controlla e tutti gli altri controllati. Il problema è che questa catena, quindi dice, beh, chi se ne frega, il mio tablet controlla gli altri. Il problema è che purtroppo questa catena è data dall'hardware. Quindi chi ha la porta host, chi eroga l'alimentazione, controlla tutti gli altri. Anche questa è una metafora da pizza, però è così. Il nostro device Android non ha una porta host, ovviamente, o se ce l'ha come Nexus, un adattatore, e quindi fa da device controllato. Su USB, l'host può capire che c'è collegato, ma il device sa solamente che si è collegato al capo, non fare nulla. Questo protocollo sostanzialmente ci permette di girare il gioco, cioè sostanzialmente fare in modo che fisicamente sul dispositivo esterno ci sia un host, ma che poi sia il nostro dispositivo Android a riconoscerlo e a controllarlo. Okay. Quindi è un'implementazione software che ci fa ribaltare quella che è l'implementazione hardware. L'idea, vedete, World Domination che per entrare nel mondo embedded, è quella di controllare il nostro smartphone, il nostro tablet, il dispositivo embedded. Adesso faccio vedere come. Devo staccare il cavo della ventina che ho prima, perché avevo finito i cavi. Se poi date la vita della notte della spagna, che è il mondo. Alimento un secondo Arduino. Adesso provo per recupero la telecamera per farvi vedere cosa sta succedendo qui dietro. Andiamo giù un attimo per riprendersi. Allora, questo è un Arduino. Più o meno quello che abbiamo fatto passare prima, perché sono anche questi connettori, questo è uno shield che sostanzialmente serve per quelli come me che non sono capaci di saltare, ok? E da tutto questo dei connettori per collegare facilmente i sensori. È comodo, è la cosa tanto comodo che poi posso usare i sensori per fare certe cose invece che averli saldati per comprare di nuovi, quindi anche se non si saldare potete sfruttare questa cosa. Cosa ci ha attaccato? Ci ha attaccato un LED RGB, che adesso è scritto in pallino, per pallino al bianco. Un oggetto che quelli come me che hanno fatto l'istituto tecnico chiamano potenziometro, quelli fighi invece la chiamano resistenza variabile, però è la stessa cosa. Ed è sostanzialmente un oggetto con una manopola che girando la manopola varia la resistenza
e questo ci consente di leggere valori diversi di ingresso. E ultimo, non ultimo, questo aggeggino che lampeggia come un albero di Natale, che è un adattatore è Bluetooth. Per cui sostanzialmente il mio Arduino adesso è in grado di comunicare gli altri. Oltre all'Arduino, ho un dispositivo. Adesso riuscirò a scendere. Un pochino più familiare per voi, è un Nexus 7 con Android. Cosa vado a fare? Vi faccio vedere prima la parte Arduino. Sostanzialmente sul mio Arduino comunico via Bluetooth, si chiama Bluetoothino, mi ricordavo il nome. Sostanzialmente, per usare Bluetooth su Arduino, cosa devo fare? Visto che la porta seriale di Arduino di solito si usa per il debug, devo usare una seriale via software, vuol dire che il mio Arduino si muove da solo i pin della porta seriale. Complicatissimo, sì, però per farlo faccio software serial, che è un oggetto che la gestisce. Gli dico quali sono i pin che deve gestire. Quali sono i pin di personalizzazione e la stessa cosa devo gestire il LED RGB, anche questo è un protocollo digitale, devo semplicemente dirgli che pin sto utilizzando. Dopodiché il mio sistema fa configura il LED, configura i pin e configura la connessione Bluetooth. L'adattatore Bluetooth funziona come vecchi modem. Chi di voi ha usato un modem collegato alla linea telefonica? E chi di voi ha meno di 20 anni? Ok, vabbè. Però chi ha qualche anno in più si ricorda la voce per controllare il modulo magnetico, il modulino Bluetooth lavora con lo stesso sistema. Gli mando una serie di comandi e dopodiché lui si collega e ci scambiamo dei dati. Questi sono i comandi che servono per renderlo visibile e accettare collegamenti. Tra il mio Arduino e il mio dispositivo Android usiamo un protocollo veramente banale. In ingresso riceve un comando che è la lettera L maiuscola e poi valori RGB da segnare al mio LED. Vedete che qui riconosce la stringa del comando, da parte i primi due caratteri sono R, gli altri due C, gli altri due B, qui faccio un po' di debug e poi imposto il colore del mio LED. C'è il pin end perché questi LED possono essere messi in cascata. Classico laser di Natale e ogni LED passa al successivo il suo vecchio valore, per cui avete classici luci che si muovono. È una cosa tamarissima, non so se fatto quello che non potete fare. E l'altra cosa, quando vede che il valore della mia, del mio potenziometro è cambiato, ed è cambiato di più di 20, perché è un 1024 come valore massimo, quindi è abbastanza preciso, basta il valore cambia. Se cambia di 20, allora dall'altra parte mando una stringa con il valore P e il valore esadecimale che ho letto nel verso. E questo è tutto quello che ho implementato con lo software sulla Zoom. Poi vi spiego perché ho fatto quello. Andiamo a vedere il software dall'altra parte. Abbiamo Eclipse, che sviluppa su Android. Vabbè, lo conosciamo. C'è questo fantastico progetto di Arduino senza fili. Poi metterò tutto il codice. Ci mettiamo da scuola con Davide. Come scambiamo? Ci metterò anche qualche cosa di tempo di farlo. Sostanzialmente usiamo le classi di Android con Bluetooth, Bluetooth adapter. Andiamo a cercare di conoscere il nostro device. Anzi, posso vedere che prima vi faccio vedere la fantastica user interface. Ok, per fortuna Mario è la fantastica user interface è una slide che serve per postare in RGB e una fantastica barretta di sterline che mi fa vedere il valore del potenziometro. Ok, non aspettate di questo codice non c'è in una mia
l'interfaccia utente per leggere quando è cambiata il valore delle mie bar. Dopodiché apro una dialog box dove mostro l'elenco dei dispositivi Bluetooth con cui ho fatto il pairing. In questo caso c'è solamente il mio dispositivo. Quando lo scelgo, mi collego. Per collegarmi, questa funzione, c'è questa funzione con questo nome complessissimo, Create RFCom Socket to Service Record. Sostanzialmente cosa fa? Apre un socket, e su Bluetooth invece che avere le porte, come su TCP/IP, ho i servizi. Ogni servizio è identificato da un UID, che è un numerazzo lunghissimo. Il nostro il servizio più banale, che è l'RFCom, cioè l'emulazione seriale, ha il suo identificativo, quindi io vado a pescarmi la mia emulazione seriale e apro un socket. Da qui in poi è probabilmente roba già vista perché ha scritto software che magari su Android o su Java. Su un socket posso inviare e ricevere i dati come su una porta seriale. Quindi il mio codice non fa nient'altro che quando gli arriva L e i valori andare, o meglio, quando modifico le slider mandare il comando L, e quando gli arriva P e un valore modifica la mia interfaccia. Lo proviamo direttamente sul device. Faccio vedere una webcam. Qui però ho già lanciato l'applicazione. Faccio il deploy. Avendo fatto bene l'applicazione non gestisce sospendere Zoom perché non è più collegato ormai. Facciamo così, la rilanciamo. Non vede il mio device perché non c'è attaccato il cavo USB. È abbastanza spiegabile la cosa. Ok, faccio il deploy della mia bella applicazione. Beh, bella si fa per dire. Ok, la mia applicazione parte, faccio vedere la telecamera. Non so se si accorge. Ecco, mi fa vedere il mio dispositivo, lo seleziono, gli dico ok. Mi ha chiesto di fare il pairing perché chiaramente il nostro Arduino non memorizza da nessuna parte che ha fatto il pairing. Mettiamo la password super segretissima 000 come il 90% di dispositivi Bluetooth. Il rimanente 10 ha un 4. Ok? E qui vediamo la nostra applicazione. Cosa posso fare? Andiamo sulla faccia senza rispallare tutto. La prima barra controlla l'R. Vedete che se muovo la barra il mio LED diventa rosso. Ci mettiamo anche un po' di B così diventa viola, poi ci mettiamo anche il verde. Ok. Vedete che l'applicazione risponde anche abbastanza velocemente alle modifiche che faccio, perché chiaramente il Bluetooth ha una buona velocità di trasferimento dati. Dall'altra parte, se io inizio a maneggiare la mia resistenza variabile, vedete che il mio device aggiorna anche qui praticamente in tempo reale il mio dato. Ok, non è chiaramente un device che si può vendere, a differenza di quello per la luce di prima, che poteva probabilmente avere dell'applicazione, però è già per darvi un'idea di come da un dispositivo semplice come Arduino posso utilizzare un sistema di comunicazione complesso come Bluetooth, e dall'altra parte, sfruttando il supporto Bluetooth di Android, posso pilotare il mio device. Quindi siamo arrivati ad estendere il nostro dispositivo Android con delle funzioni che non aveva. Non posso attaccare un LED RGB, non posso leggere un valore analogico dal mio tablet. Ok? Direi che questo è abbastanza per la prima parte, spero di avervi annoiato abbastanza da desiderare una pausa. Se non è così, state seduti che vado avanti a parlare mentre gli altri fanno la pausa. Facciamo 5-10 minuti pausa? Sì, ok. Non mi disturbo.
Se non riesci a dormire, Io vedo se la cassa non ripartire.